Francesco Santoianni, segretario Luciano Nardi. Dopo. Nardini, scusa, c'è un foglio solo. Se non c'è Santoianni. Luciano Nardini, Firenze. Francesco, vai. Allora, devo per forza adesso ridurre un po', vediamo, ridurre un po' i tempi di intervento, se no non è che storiche le nostre conclusioni, no? Perché è solo l'inizio del lavoro, però sarebbe brutto chiudere i lavori con la sala praticamente deserta, perché la gente deve anche prendere i treni e andare via. Quindi sarò molto stringente sui tempi. Prego, Francesco. Sì, 3 minuti. Francesco Dell'Anti di Romani. No, Francesco Santoianni a livello personale. Io sono un compagno che da 40 anni si occupa la politica e soprattutto per quanto riguarda la guerra. Faccio parte del comitato territoriale di Napoli e ci siamo accorti che nel documento non c'era nulla in rete alla guerra. Per cui abbiamo redatto un emendamento che non ho il tempo di leggere, però lo troverete in rete per posta elettronica, nella quale si evidenzia la necessità di inserire nel manifesto del Liberiamo l'Italia intanto la fine di ogni trattato militare. Noi non parliamo soltanto no alla NATO, perché ci stanno, oltre al trattato NATO, fatto anche da protocolli segreti, abbiamo un trattato militare con Israele fatto nel 2012, i cui protocolli aggiuntivi non sono conosciuti neanche dai parlamentari che lo hanno approvato. Abbiamo un trattato militare con CIAD, abbiamo missioni militari all'estero, soltanto quindi in Afghanistan è costato finora 8 miliardi e mezzo di morti, più 8 miliardi e mezzo di euro, più 54 morti, non si è capito a che cosa serve, e ritengo fondamentale, ma davvero fondamentale, che questa questione, e parlo anche a nome degli amici del Comitato Territoriale che hanno approvato questo emendamento, si inserisca nel documento. Voglio chiudere con una piccola considerazione che spero non venga avviata a male. Io ho bazzicato per anni il Movimento 5 Stelle e non è la prima volta che vedo un'assemblea nella quale, nonostante c'era un documento sul quale pronunciarsi, la stragrande maggioranza degli interventi, per quanto pregevoli e addirittura simpatici, si sono limitati a ribadire dei punti di vista. Io credo che un movimento per crescere non debba essere la sommatoria di varie individualità, ma debba essere il coagulo di un progetto politico, che deve essere fatto anche confrontandosi con un documento che era stato fatto circolare prima. Il fatto che questo purtroppo non sia avvenuto, e mi scuso se a qualcuno può sembrare sgradevole questa considerazione, rischia di depotenziare quello che è stato un'iniziativa sicuramente interessante come questa di oggi. Grazie. Non è questa assemblea il luogo per modificare il documento. Questa assemblea fa nascere un processo che speriamo che duri mesi per elaborare tutti insieme questi documenti. Questa cosa deve essere chiara. Non possiamo pretendere di modificare un manifesto, uno statuto e un programma in mezza giornata. Lo faremo in mesi interi. Grazie. Luciano Nardini di Firenze, nostro vecchio grande amico. Buonasera a tutti. Allora, io stasera ho ascoltato attentamente dall'inizio alla fine tutto quello che è stato detto. Sono state dette tantissime cose. Per il 90% sono perfettamente d'accordo. Per le altre ci sono delle piccole differenze, ma basta mettersi a tavola, ragionare e molto probabilmente i punti di vista si appianano. Però bisogna considerare una cosa. Io devo dire quello che ho capito io. Io ho capito che adesso siamo in guerra aperta, una guerra tremenda, che non è stata fatta con i cannoni, con le bombe, ma con l'economia.
la distruzione molti di voi non la vedono, ma ci sono delle distruzioni. Io sono lavoro in una attività commerciale, c'è una piccola ditta, c'è una piccola impresa, ci sono delle distruzioni terribili, e tutte le cose che sono state dette, non possiamo pensare che un domani uno schiocco di vita e tasso in piedi. Ci vorrà del tempo per ricostruirle, buona volontà. In questo momento bisogna guardare una cosa sola, la cosa più importante. Noi bisogna affittare la sovranità monetaria, che è un'arma potentissima, ma potente più di qualsiasi bomba. Però come qualsiasi bomba, qualsiasi arma potente, va manovrata con cura, bisogna saperla manovrare. Noi abbiamo dalla nostra parte delle persone capacissime, che tutti conosciamo, a partire da Galloni, dal professor Galloni che è qui, ma anche da altri, che sono magari attualmente in altri schieramenti, Bagnai, Borghi, Rinaldi, e poi l'avete lamentato anche voi, Barracaraccio, ce ne sono tantissimi. Quindi noi si sarebbe pronti, noi siamo in guerra, bisogna farla, bisogna riappropriarsi della nostra moneta, e non bisogna essere divisivi. In questo momento bisogna allearsi anche con gli altri, perché noi bisogna vincere la guerra, dopodiché ripartiremo. Purtroppo non potremo il giorno dopo dire siamo pronti, bisogna riconquistarci quello che abbiamo perso. E ai giovani un'ultima cosa, sono stato anch'io. Scusate, sono difetto, ma dico un uomo. La colpa di tutti noi, dobbiamo arrivare. L'Italia crescerà, se riprenderà la sovranità monetaria, da domani l'Italia ripartirà a raso, perché nazioni come la nostra non ce ne sono, imprenditori come i nostri non ce ne sono, lavoratori come gli italiani non ce ne sono. Grazie. Alberto Spoglio di Napoli, anche sicuramente di Ischia, c'è in linea. Sono di Napoli, a Ischia ci sto per lavorare. Ah, ok, sei da qualche parte. Perché gli ischitani ci tengono a distinguersi. Vai Umberto, si prepara Michele, allora. Cittarella di Albano. Scusate, ho fatto un macello di un documento che mi era stato chiesto più lungo, quindi vado un po' a braccio, un po' a braccio. Andare a braccio è breve, grazie. Allora, mi scuserà la signora Murgia che ieri a Radio Capital ha detto che non bisogna parlare male dei mercati perché porta emozioni negative. Io me ne fotto, sono venuto qui a parlare molto male dei mercati e dirò qualche cosa su alcune brevissimamente sulla vertenza Whirlpool che sto seguendo molto da vicino a Napoli. Allora, abbiamo parlato del neoliberismo, va bene, mi scuso se nel palazzo c'è una sede della CGIL, ma purtroppo forze politiche, giornalisti, dirigenti e funzionari ministeriali e funzionari sindacali, e purtroppo non soltanto ai livelli elevati ma in una scala che arriva fino al sindacalismo di base, sono tutti impregnati dell'ideologia neoliberista e agiscono guidati da questa, purtroppo. Abbiamo anche dimostrazioni, sintetizzo solo quella di Landini che in occasione della vertenza ArcelorMittal disse che se l'Italia vuole avere un futuro industriale non possiamo lasciar partire ArcelorMittal. Allora io devo avere un futuro industriale dando a una multinazionale straniera il controllo del 60% della produzione che serve, scusatemi, il materiale che serve al 60% della manifattura italiana, ossia l'acciaio e i suoi derivati. A chi prima diceva che cultura sì, tecnologia no, io vorrei dire cultura sì, tecnologia a servizio delle masse popolari, che è ben altra cosa che la tecnologia che incorpora il sapere capitalistico che è quello che siamo oggi. La tecnologia non è neutrale, ha il sapere capitalistico e noi dobbiamo metterla invece al servizio delle masse popolari. Poi volevo dire che alla Vega Earth di Figline Valdarno c'è stato un episodio molto importante, un gruppo di lavoratori ha cercato di fare cooperativa utilizzando la legge Marcora, che è un modo borghese tutto sommato, perché i lavoratori si indebitano
e prendono possesso della fabbrica diventando dei produttori in una chiave, diciamo così, accedendo ai finanziamenti della legge Marcora. Bene, sapete quant'è il fondo nazionale della legge Marcora che devono suddividersi tutte le cooperative di lavoratori che vogliono mettersi proprio? 10 milioni di euro. Immaginate che la Blutec di Termini Imerese ha ricevuto extra Marcora ben 21 milioni di euro, di cui 17 milioni scomparsi in Lussemburgo, intercettati dalla finanza di Palermo e giustamente arrestati. Quindi 10 milioni di euro perché? La risposta è semplice: il patronato ha una paura fottuta della classe operaia, e parliamo anche un po' più di classe operaia qui dentro, perché come diceva una compagna di carte prima, non si può parlare di sovranità nazionale senza avere il controllo del tessuto produttivo. Io non sono un operaista, ma la classe operaia deve essere il centro di gran parte delle nostre azioni, perché possiamo parlare di sovranità quanto vogliamo, ma se le fabbriche appartengono alle multinazionali non costruiremo nulla. Questo è il concetto. Bene. La Confindustria fece un ostacolo e segnalò la legge Marcora alla Commissione Europea come in conflitto con gli aiuti di Stato per le imprese. Per ben 6 anni la Comunità Europea, la disunione europea, come giustamente il professore, il maestro Galloni, io ammiro, la disunione europea bloccò la legge Marcora per 6 anni e poi, quando la rimise in piedi, gli diede questo fondo miserabile di 10 milioni di euro. Ma questo è soltanto un modo, diciamo così, io lo chiamo borghese, di prendere possesso della fabbrica. Nella meravigliosa iniziativa indetta dai lavoratori Whirlpool a Maschi Angiolino il 25 ottobre, mi pare, vero Antonello, al quale io ero presente, c'erano due personaggi di cui uno io ho grande stima, Paolo Maddalena, e poi c'era il professor Emiliano Brancaccio. Ambedue misero in rilievo due cose importantissime, soprattutto Paolo Maddalena mise espose che in punta di diritto quei lavoratori potevano il giorno dopo occupare la fabbrica e pretendere l'esproprio ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione senza indennizzo. E questo è un altro modo alternativo alla legge Marcora, quello che dicevano prima, qualcuno non ricordo chi, la questione, proprio mi pare il professor Galloni diceva questo. È importantissima questa questione, badate. Oggi abbiamo decine di vertenze che non saranno mai risolte, forse centinaia. Il cavaliere bianco, come lo chiama qualcuno, non arriverà mai. Non c'è nessun capitalista che va a comprare una fabbrica che è allo sbando perché sarebbe improduttivo. Non c'è nessun capitalista che interverrà alla Whirlpool, anche se hanno provato a fare delle pastette, come diciamo a Napoli, dei miracoli strani. Allora, noi dobbiamo proporre ai lavoratori che hanno questa problematica di fare fede sulla Costituzione, come brillantemente Paolo Maddalena ha messo in luce, e di tentare di spingere, organizzandosi in proprio, costituendosi come consiglio di fabbrica, inventandosi nuovi percorsi, farsi classe dirigente. Non dimentichiamo la stagione dei consigli di fabbrica, di gramsciana memoria. Noi dobbiamo ritornare a questo se vogliamo la vera sovranità. E poi c'è la questione dell'IRI, che purtroppo devo tagliare, taglierò, perché praticamente noi, anzi facciamo una cosa, amici cari e fratelli, vi riporto soltanto le parole che ha Emiliano Brancaccio ha detto in quell'assemblea, perché queste sono importanti, poi chiudo e lascio spazio ad altri perché siamo in ritardo. Brancaccio ha posto una questione importante a proposito dell'IRI, l'Istituto di Ricostruzione Industriale, grazie al quale noi abbiamo strade, autostrade, ponti, la chimica, la grande industria, l'IRI, cioè la Finsider, eccetera, inutile che sto a citarli. Lui ha posto un problema e lo cito e basta. Dice, apro virgolette, le sue frasi questa: c'è, a proposito della costruzione dei libri, c'è oggi in Italia una situazione favorevole al ripristino di un intervento pubblico incisivo nell'economia? Ricordando che uno dei vantaggi dell'impresa pubblica sta nel fatto che essa può almeno in parte affrancarsi dall'esigenza di dover erogare dividendo, cioè profitti, agli azionisti proprietari privati, ricordando questo, ciò consente di ridurre i prezzi da un lato e di aumentare gli investimenti dall'altro. Ma il problema è che se l'impresa pubblica viene collocata
in un contesto in cui il mercato finanziario spadroneggia, e quindi neoliberismo, no? Dobbiamo fare i conti con questo maledetto demone che si chiama neoliberismo. Quindi se il problema pubblica viene inserita in un contesto in cui il mercato finanziario spadroneggia, in cui comunque la logica della massimizzazione dei dividendi è dominante, e se non attui la stessa strategia i capitali fuggono, occorre prima fare un discorso generale di sistema e per poi eventualmente discutere sul ruolo dell'impresa pubblica. Io interpreto le parole di Emiliano Brancaccio in un solo modo: se non abbiamo la sovranità monetaria, dove vogliamo andare? Grazie. Michele Cipanella, Nunzio Gagliotti di Benevento. Vai Michele, di presidenza. Si sente? Già è scoppiato già qualcosa, quindi già sto pensando il giusto. Va bene, vai tranquillo. Cerca di essere allora, io sono Michele Cipanella, volevo parlare di tante cose, però il tempo è stretto. E quindi io sono un cittadino, un partitore libero della piena libertà di analisi e di comprensione per trovare una terra miracolosa che ci faccia stare bene. Ho girato associazioni, ho realizzato associazioni pure, vivo nel sociale e mi sto approntando a valutare Liberiamo l'Italia, che organismo vuole intendere realizzare, qual è il percorso, eccetera. Io volevo aggiungere qualcosa di mio. Allora, noi ci troviamo in un contesto che il popolo vive nell'oppressione. Vi ricordate un po' il popolo di Israele che viveva sotto l'oppressione faraonica? Non c'è nessuna differenza con la UE con i faraoni, solamente che sono modernizzati in effetti. Tutto qua. Allora noi dobbiamo smettere di fare i mattoni senza paglia. Come facciamo a smettere di fare questi mattoni senza paglia, ad essere liberi e avere anche noi una bella promessa come ce l'hanno pure gli altri? No? Siete d'accordo o no? Non siete d'accordo? No, e poi dopo forse ve l'avete capito. Cioè, nella sostanza, quello che voglio dire, abbiamo la Costituzione che da 50 anni nessuno l'ha pubblicizzata nelle scuole, nei vari enti, in particolar modo nel settore della pubblica amministrazione dove io provengo. Anche al Quirinale. Nella fase di questa fotografia che voglio portare che avanti, se ci sono le leggi, e le leggi dovrebbero essere compatibili e devono passare attraverso il vaglio dell'attuale Costituzione che è legge, non capisco questi se continuano ancora a fare delle leggi contrarie a quelle dove loro hanno giurato. Allora, occorre che il popolo giorno per giorno si materializzi come numero, come attenzione. Quanti disoccupati hanno perso, quanti lavoratori hanno perso il posto di lavoro? Stanno a casa, depressi, cioè uscite da queste case, venite insieme a noi, facciamo un numero squadra, perché noi non vogliamo ammazzare nessuno, né tantomeno fare a Moina come si dice a Napoli, ma nella sostanza è utilizzare le stesse leggi, perché il nostro scudo è la Costituzione italiana, che se va attivata in un certo contesto devono per forza come indietreggiare o venire a colloquio con noi, perché abbiamo la fortuna, oltre a Nino Galloni che da 2-3 anni che io lo conosco, ma altri nomi come Paolo Maddalena, gli altri 2-3 scrittori, poi non mi viene in mente perché sto andando a meno dito, ma voi li conoscete. Dobbiamo fare quadrato, invitare a un grande 2 giorni di tavolo rotondo con questi esperti dell'economia, esperti del sociale, costituzionalisti, eccetera, per buttare giù un documento serio. Ma che sia un solo documento serio, e quello dobbiamo andare a portare nelle aule parlamentari, chiedere le audizioni pubblicamente. Poi ultima cosa, una o due cose più grosse. Ma voi vi siete resi conto, quando si è insediato il secondo governo Conte, ci hanno fatto vedere tutte le dirette, tutte le dirette. Quando c'è stato il battibecco con l'inserto della settimana scorsa, no?
se non martedì proprio di questa settimana finale, ormai è finita, non c'è stata una diretta, perché il popolo non deve ragionare più o fare valutazione con la tua testa, ma ti devi accontentare dei TG o dei talk show che hanno già smontato ciò che era l'originalità degli interventi, e questa la chiamano democrazia, ma siamo soltanto in tortura. Allora lì, in questo frangente, occorre andare sicuramente sotto la RAI e metterci una fascia tutta bianca qua intorno alla bocca per dire: tu non hai più i soldi nostri, più. Anzi, se lo fai la prossima volta, noi ci pianteremo le tende, perché è un diritto dell'informazione informale, ebbene, ma unilateralmente, ma no, che non fai una diretta televisiva né su Rai 1 né su Rai 2 e né su Rai 3, figurati in Mediaset, non lo so chi è che l'ha seguita, qualcuno che ha visto che è la diretta, rispondetemi. Ma io parlo del popolo, parlo di quello che sta a casa. Tempo. Ok, io vi ringrazio, volevo dire tante cose. Annunzio dagli occhi, si prepara Valerio Colombo di Milano, del Partito Comunista. Grazie, buonasera a tutti, benvenuto per aderire con tutto lo slancio e la passione all'iniziativa di Imperiamo l'Italia. Già il 12 ottobre eravamo stati solidali da Benevento, avevamo partecipato e quindi io il 14 settembre ho partecipato anche alla costituente di Vox e ora ritengo che sia mio dovere aderire a tutte le iniziative che vertano nella medesima direzione, nella riaffermazione della sovranità, che è svilita invece costantemente proprio dai vertici istituzionali. Moreno qualche giorno fa ha fatto un intervento che io ho letto e ho letto, tra l'altro ha fatto menzione anche di una affermazione del primo presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, il quale durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario ha avuto bene l'ardire, impunito naturalmente, perché il codice penale non punisce più, è stato praticamente desautorato, insomma, nel 2006 in particolare, con la modifica che ha introdotto gli atti violenti, ebbene ha sostenuto nel corso dell'inaugurazione che l'Italia e le cessioni di sovranità dell'Italia sono perfettamente rivolte e dirette verso il fine europeista. L'affermazione non è prettamente questa, adesso la stringatezza dei tempi non mi consente di citare esattamente la frase, ma è assolutamente inaccettabile che il primo presidente della Suprema Corte di Cassazione dica che ci sono, che l'Italia cede la sovranità. A parte il fatto che io non capisco, quando si dice Italia, chi si vuole, cioè verso quale identificazione personale dobbiamo con l'immaginario andare, dato che la sovranità appartiene al popolo, e non vedo che come si possa immaginare che ci sia qualcuno che in luogo del popolo, facendosene il suo amico, facendosene come dire artefice, possa cedere la sovranità. Che mi sembra un'assurdità. La Costituzione non parla di cessione, ma parla di limitazione, in condizioni di parità, peraltro, e per scopi di pace e giustizia, che non sono affatto gli scopi dell'Unione Europea, che è fondata, come sappiamo bene, con le mistificazioni, soprattutto del 2007, sulla prevaricazione, sulla competizione finalizzata alla massimizzazione dei profitti con la stabilità dei prezzi e la bassa inflazione. Quindi voglio dire, Eppure, la realtà è questa, che le massime cariche istituzionali si fanno artefici e portatori di affermazioni impunemente. Ho apprezzato l'intervento di Silvana, e vado a concludere, che ha giustamente fatto parola delle incredibili dei conflitti inaccettabili di interesse che ci sono, per cui Prodi che fa il housing counselor, come si dice, insomma l'advisor di Goldman Sachs, e poi assume incarichi istituzionali, ma a livello europeo
Barroso, che poi diventa, dopo essere stato presidente della commissione, viene anche assoldato dalla finanza internazionale. Insomma, questa permeabilità, questa permuta allegra di funzioni istituzionali con compiti invece prettamente finalizzati all'arricchimento di pochi, perché queste sono le centrali della finanza speculativa, le conosciamo, che dovrebbe essere assolutamente trovare uno stop, un fermo categorico, nel senso che chi bisogna decidere se si vuole lavorare per lo Stato e per il pubblico, non si possono assumere incarichi nell'ambito privato in via definitiva, non il periodo di comporto di un anno e 8 mesi, poi diventano 3 anni come Juncker ha finalmente concluso la procedura contro Barroso con l'allungamento a 3 anni. Figuriamoci un po', io e concludo, mi ricordo che il Draghi, Mario Draghi, prima di assurgere a compiti istituzionali fondamentali, Banca d'Italia, governatore della Banca d'Italia, ha fatto per 4 anni il vicepresidente di Goldman Sachs a 10 milioni, mi dicono, di euro di stipendio l'anno, e poi è andato a lavorare per Banca d'Italia con stipendio autoridotto a 350.000 euro. Mi chiedo quella che cosa era, una missione quella di Draghi a Banca d'Italia, dopo aver fatto 4 anni e 10 milioni di euro. Ma comunque, e noi abbiamo detto questo in silenzio. Io credo, e concludo veramente, che se uno ha la capacità di presentarsi in televisione sotto la patina di queste trasmissioni, io non lo so chi le vede più. E c'ha il sorriso, come l'ottimo relatore di prima diceva, bisogna essere sorridente, lui c'ha il sorriso, si presenta nella trasmissione, c'ha, soprattutto se ha una qualche pseudo professoralità, non so se è corretto il lemma, come Cottarelli, che in alcune trasmissioni viene presentato sotto professor Cottarelli, uno che è stato al fondo monetario, non so dove sta, fino a 60 anni, cosa va in pensione con la pensione di padre eterno, diciamo noi, e poi va e diventa l'analisi forbice della spending credit. Ma insomma, incaricato da un Presidente del Consiglio, cioè, voglio dire, è diretta professore, che in quanto professore ha tutti i diritti, ovviamente, di quello che vuole. Grazie tanto. Mario Longo. Ecco. Ce la fai a sapere? Cerchio di stare così, poi... Sì. Quanti sono rimasti? 2-3. Allora, io ho fatto non tanto i saluti del Partito Umanista, perché il Partito Umanista contribuirà a questo progetto, e quindi io condivido pienamente l'impostazione che permette agli individui che fanno parte di organizzazioni di collaborare attivamente. E questo perché in Italia, cioè, la situazione italiana, a differenza di quella spagnola, in cui c'erano tantissimi individui che hanno formato le maree, è che ci sono tantissime microorganizzazioni e che dobbiamo riuscire a coinvolgerle, a ricostruire un tessuto sociale che adesso è stato spazzato via. Riprendo anche alcune delle argomentazioni fatte prima. Il tema sarebbe non tanto l'unitarietà, ma la costruzione di una rete di relazioni in cui questo può essere un ottimo contenitore per moltissimi, che non escluda anche altri. Per esempio, a Milano abbiamo iniziato a collaborare con realtà come Sottosopra, anche con FSI, come anche con altri, con piccoli gruppi. Non tutti entreranno in questa cosa, non importa, però noi dobbiamo lavorare per costruire una comunità. E questo è l'esempio che tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi 10 anni ha prodotto una base culturale che adesso c'è, è solida. Nel 2014 eravamo veramente in 5 in Italia, di certe cose sembravamo dei marziani. Adesso c'è una comunità, addirittura appaiono anche degli intellettuali, diciamo, mainstream, penso all'ultimo libro di Galli, per esempio, di Sovranità, che è l'indicatore che qualcosa sta cambiando. Per cui, secondo me, adesso dobbiamo andare nelle valli, come i partigiani, a combattere contro le psicobombe con cui ci hanno imbambolato. Oggi, e fare tutto un lavoro di culturale, ma nel senso di cultura pop. Dobbiamo costruire una cultura pop, dobbiamo spiegare cos'è il debito, dobbiamo spiegare che il liberismo è anche la meritocrazia. Ci hanno rincoglionito con una marea di concetti economici, sociali,
ordoliberisti, neoliberisti si sovrappongono, in cui praticamente uno pensa di uscire dal frame, ma in realtà è ancora più nel frame di uno che pensava di essere, di uno che sembra... mi sono incartato. Quindi, per chiudere, ho ancora 30 secondi per rientrare nei 3 minuti. Pensiamo al fatto che i mezzi di comunicazione mainstream non ci seguiranno mai, ma un po' come diceva qualcun altro, un po' con quel po' che possiamo usare dei social, ma soprattutto con le relazioni umane, possiamo lanciare dei meccanismi di propagazione esponenziale che ci mettono poco ad arrivare a milioni di persone. L'unica raccomandazione, l'unica proprio l'appello è non accelerare. Io apprezzo tantissimo quello che si sta facendo. Questa è una costituente perché ci sta conoscendo. Se si riesce in primavera a fare qualcosa di più e anche a costruire, meglio, però lasciamo che siano le comunità a costruirsi, ad aggregarsi, per riuscire a fare qualcosa che non sia a tappa forzata, perché il problema è anche che proprio la forma partito, diciamo, a cui siamo abituati non funziona più, una costruzione del Novecento. Oggi le multinazionali utilizzano le strutture autopoietiche, le tecniche organizzative del caos, davvero, e anche noi, secondo me, senza diventare fanatici di questa cosa, dobbiamo sperimentare delle forme organizzative che abbiano dei capisaldi, ma anche la sufficiente duttilità per adattarsi alle varie situazioni e con un unico obiettivo, che è quello di aggregare. Grazie mille. Grazie.